abbiamo organizzato oggi l'Università per Stranieri di Perugia, e che in realtà hanno ben poco bisogno di essere presentati, ma approfitto e non mi sottraggo a questo compito nel presentarli, di cominciare anche a entrare nel vivo di questo tema che noi abbiamo pensato di intitolare, rubando in malafede dal titolo di uno degli autori qui presenti, Giovanni Floris, libro che sarà uno degli spunti di riflessione sul tema dell'ignoranza e dell'istruzione, del ruolo del sistema educativo in Italia, appunto Italiani, ignoranza e istruzione. Ringrazio, dicevo, per un dibattito che vorrebbe essere molto aperto soprattutto alle domande, agli interventi del pubblico, ma naturalmente partendo da un confronto diretto, l'abbiamo scritto, ed è questo qui invito, tra i due autori di due libri che per aspetti diversi, l'uno più focalizzato sul tema, l'altro vedremo con spunti che comunque non sono distanti, ci portano a capire che cosa significa essere ignoranti e istruiti nell'Italia di oggi e che funzione effettivamente spetta e deve spettare al sistema educativo di un paese avanzato che comincia però a dare qualche segnale di debolezza. Comincio con Giovanni Floris, giornalista e scrittore, notissimo conduttore di una trasmissione di grande successo, settima edizione se non ricordo male, Ballarò, autore di libri che hanno già messo a fuoco alcuni mali dell'Italia contemporanea, penso a Mal di Medico che ho letto con attenzione l'anno scorso, e soprattutto autore oggi, e da qui partiranno le sue riflessioni, della Fabbrica degli Ignoranti. Peppe Severnini, scrittore e giornalista, qui in verso, ma sbaglio, forse io ti percepisco in questa funzione, però mi ha detto prima, ci ha detto che ha compiuto 30 anni di giornalismo ieri a Perugia, perché il suo primo articolo sul Corriere è stato pubblicato. Quindi il suo primo articolo che dobbiamo ricordare è stato pubblicato il 21 di gennaio di 30 anni fa, e quindi ci fa piacere che sia ritornato in questo caso a Perugia, all'Università per Stranieri. Severnini è notoriamente, oltre che un interista accanito e appassionato, è soprattutto un grande attento osservatore dell'Italia, in Italia e dal resto del mondo, e quindi le sue considerazioni credo che ci porteranno sia a partire da quest'ultimo libro, Italians, il giro del mondo in 80 pizze, ma anche riproponendo alcuni temi che sono usciti sia su articoli di giornale sia su altri libri che abbiamo anche qui discusso, l'italiano lezioni semiserie, ricordo che è stata fatta una lezione l'anno scorso su questo tema, ci riporteranno, credo, a capire se effettivamente l'identità italiana è ancora simbolo, icona nel mondo di un'eccellenza culturale e di un'eccellenza educativa. O seppure questo sistema, che sarebbe davvero un paradosso storico se dovessimo arrivare a questa conclusione, sta vacillando e sta scricchiolando in più di un punto. Parliamo di italianità, parliamo quindi di un tratto identitario molto forte, quello della cultura, quello dell'istruzione, quello dell'educazione, e tre partecipanti a questo dibattito, che sentiremo nella seconda parte, sulle loro opinioni, sul loro modo di affrontare e vedere questa situazione italiana dell'oggi, dei tre, dicevo, partecipanti, Luisa Todini rappresenta qui nella sua veste di neopresidente del Comitato Leonardo, già presieduto da Laura Gagiotti, se non ricordo male, un comitato importante istituito nel 1995, che ha il compito specifico di valorizzare l'immagine e l'identità italiana nel mondo, soprattutto attraverso il mondo produttivo, quindi un made in Italy, diciamo, ben presentato e meglio speso nel resto del mondo. Luisa è imprenditrice di grande successo e affermazione, nota anch'essa a tutti voi per le sue varie attività. Parlare di educazione, di istruzione, di ignoranza e di virtù che dobbiamo cercare, credo tutti, in maniera cooperativa di recuperare, ci porta, credo, anche a scoprire i colpevoli.
oltre agli imputati, qui io dovrei rappresentare soprattutto uno dei grandi imputati di questo processo, cioè il mondo dell'università. Ecco, oltre a questo devo dire che dobbiamo anche capire quali sono le ragioni, e credo che il mondo della politica militante, il governo e l'opposizione, non possa che arricchire fondamentalmente il nostro dibattito. Quindi ringrazio di cuore per essere centrati i loro numerosi impegni, il senatore Franco Asciutti, già presidente della settima commissione cultura nella precedente legislatura governata dal centrodestra e tuttora membro di questa commissione, che quindi di istruzione se ne intende da vicino nel laboratorio politico. Ringrazio altrettanto sentitamente Enrico Letta, economista noto e soprattutto esponente, autorevole esponente politico dell'opposizione del PD, del centro-sinistra, e anche ministro del welfare nel governo Omi. E credo che ai nostri rappresentanti delle forze di governo e delle forze di opposizione si debba porre successivamente, ma già anticipo una riflessione, un quesito che a me pare importante. Possiamo pensare che la responsabilità di un paese moderno del sistema educativo sia, e dei suoi successi o dei suoi fallimenti, sia fondamentalmente una responsabilità di processo, una responsabilità quindi in mano a chi governa il processo educativo, a chi insegna, quindi a chi conduce scuole, università, o c'è forse anche e soprattutto una responsabilità politica fondamentale che deve accompagnare e sostenere in maniera equilibrata questo tipo di attività. Dico subito, parere personale, il tema dell'education, per riassumere con una parola anglosassone che in questo caso riassume concetti che in italiano avrebbero parole diverse e necessarie, non è un tema né di sinistra né di destra, è un tema che sta e deve stare a cuore a chi governa un paese e chi comunque ne rappresenta le forze politiche fondamentali. Quindi l'innocenza del mondo politico o la sua colpevolezza credo che saranno discusse e dimostrate in una seconda fase della nostra discussione. Ecco, tra l'altro quest'anno, lasciatemi dire, concludo perché le introduzioni devono essere soprattutto brevi, e ripeto, ho voluto solo nel presentarvi ospiti peraltro autorevoli, illustri e ben noti dare qualche spunto di riflessione. Ecco, dico, quest'anno 2009 è il compleanno della prima importante legge che ha toccato il mondo dell'università da vicino, la legge Ruberti, che ha dato anche l'avvio a un processo di autonomia che discuteremo magari più avanti se veramente si sia realizzata o meno. Il mio parere è negativo sotto questo aspetto, ve lo dico subito, e questo è uno dei mali forse della parte universitaria. Ecco, vorrei subito allora dire che da questo dibattito possiamo aspettarci un'analisi senza veli, forse anche un po' politicamente scorretta, parliamo di ignoranza e non parliamo di mancanza di, diciamo, di strumenti, mancanza di risorse, questi sono temi che magari verranno citati, ma parliamo soprattutto di una realtà che, ho detto prima, ci caratterizzava come eccellenza nel mondo e che dall'interno del nostro paese noi valutiamo in una situazione di declino. Ci aspettiamo forse anche un confronto costruttivo su posizioni e su ipotesi che possano lanciare qualche proposta per il presente e per il futuro.